Siamo a Montesilvano e chiediamo ai cittadini se sono favorevoli o contrari alla nuova Pescara, cioè la fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Lei è Ah, favorevole? anche Spoltore. Sì, pure Spoltore. Sì. Ma io non lo so, forse penso di sì però. No, ma non conviene, poi tutto il potere ce l'avrà Pescara. Uè, stiamo facendo tanto. No, no. Non è che adesso Vabbè. funzioni tutto bene, Vabbè, però intanto un po' di inizio c'è. Vedo che il dibattito è vivo tra i cittadini. Certo, sì. È stato fatto un referendum dai cittadini. I cittadini non va mai traditi. Allora bisogna che Montesilvano aderisce, Spoltore aderisce a fare l'unico, cioè l'unico comune unico, diciamo. Invece lei non è d'accordo, perché? Perché no? Perché Montesilvano deve rimanere nel Montesilvano. Pescare, pescare, Spoltore, Spoltore. Basta, chiuso. Siete favorevoli? Sicuramente sì. Perché? Spero anche con Silvi, perché così rimane tutto sulla costa, su un'unica provincia. Pensate che ci potrà essere un'opportunità in più con questa fusione? Probabilmente sì. Perché? Io sono contraria, Perché perché preferisco più una separazione comunale, diciamo. Una volta fatto tutto l'insieme diventa troppo problematica e anche gli uffici. dal sentore che ha i cittadini di Montesilvano come la pensano? Non sono molto favorevoli. Al Favorevole. referendum dunque hai votato per la nuova Pescara. Perché Sì. pensi possa essere un'opportunità questa? Secondo me sì. Dal sentore che hai i tuoi concittadini, che ne pensano? 50 e 50. Non ci sarebbero più distinzioni tra Pescara, alla fine è sempre la stessa cosa, quindi non. No, Tu sei nata a Montesilvano? no, io sono nata all'estero, quindi sono venuta a vivere prima a Pescara e poi a Montesilvano. Però non ho riscontrato nessuna differenza, quindi alla fine. Nuova Pescara? Certamente, perché? Quindi voi al referendum avete votato in modo favorevole? Sicuramente, sicuramente. Secondo voi porterà benefici questa fusione? Sicuramente sì, ce lo auguriamo perlomeno. Amore mio, sono straniero. Io vengo dalla provincia di Senio, mi trovo di passaggio. Perché la figliola ha comprato una casa diversi anni fa e noi veniamo un paio di mesi all'anno. Se questo serve a rivitalizzare un po' tutte le attività essenzialmente artigianali che ci stavano una volta e a creare uno spirito di collaborazione tra la gente, senza pensare ai campanilismi di una volta, è una cosa piacevole. Lei è favorevole alla nuova Pescara? Come no? Ma mo così è andata, noi vogliamo essere pagati. Questa la vedo un po' dura. Ma l'intervista che ci avete fatto, a noi che facciamo qua? No. Almeno un caffè? Va bene il caffè? Grazie, la ringrazio, sto scherzando.